Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'inchiesta Rigopiano con gli ultimi sviluppi dalle prime ore della mattina. I vari periti, tra cui quelli nominati dal GUP del Tribunale di Pescara, si sono ritrovati proprio a Rigopiano per un sopralluogo in contraddittorio che dovrà portare a fare chiarezza sulle vere cause del disastro avvenuto nel gennaio 2017. Il servizio di Stefano Recanati. A 5 anni dalla tragedia di Rigopiano, il sopralluogo effettuato questa mattina nell'area del disastro punta ad essere uno dei passaggi chiave del procedimento a carico dei 30 imputati. Gli esperti del Politecnico di Milano, nominati dal GUP Gianluca Sarandrea, insieme ai consulenti di parte della Procura e degli imputati, hanno effettuato nuovi rilievi, soprattutto per rendersi conto di persona, dopo aver visionato foto e video, di quella che è la realtà dei fatti. Questi serviranno a chiarire in via definitiva la correlazione tra le diverse scosse di terremoto della mattina e la valanga del pomeriggio, che travolse l'hotel e mise fine alla vita di 29 persone. Il giudice per le udienze preliminari ha comunque deciso per un'ulteriore proroga, così la perizia dovrà essere presentata il 12 maggio e non più ad aprile. Dunque, in tribunale si tornerà con ogni probabilità a fine maggio. Il rinvio è sempre pesante, però se è necessario, ormai ne abbiamo sopportati tanti, sopporteremo anche questo. Sopralluogo necessario, a detta di tutti gli esperti, noi abbiamo il nostro perito, speriamo che questo serva finalmente a porre fine a questa fase e ad andare avanti nella ricerca della piena verità per dare pace ai nostri angeli, a noi e anche per lasciare in pace questa povera natura che a mio avviso prima è stata, diciamo, sfruttata in modo sbagliato e adesso rischia di essere strumentalizzata, perché con uno sciame sismico in atto dal 24 agosto sentire che la colpa potrebbe essere il terremoto, beh, a me personalmente fa veramente male. Ma a mio avviso il terremoto no, non ha niente a che vedere con la mancanza di soccorsi, perché loro chiedevano aiuto dalla mattina e sappiamo tutti la storia, no? Delle 88 chiamate di Gabriele D'Angelo, sappiamo delle mail, sappiamo tutto. Quindi comunque la mancanza di soccorso c'è stata. Questo è il terremoto iniziato la mattina alle 10:25, da lì all'ora della valanga avrebbero potuto portare via tutti. Sarebbe bastato anche semplicemente ricorrere agli elicotteri senza grandi sforzi e senza tante, tante fatiche. E a Rigopiano stamani era presente insieme ad altri familiari anche Giampaolo Matrone, superstite simbolo della catastrofe, perché venne estratto miracolosamente vivo dopo 62 ore sotto le macerie. Vediamo. È una cosa, te la devi sentire, ti devi dal cuore, ti devi venire, no? Di venire e soprattutto di essere preparato. Se stasera devo ritornare e stare male, a me non mi va perché poi ho la bambina e con lei devo stare bene. Mancava dal 2018 Giampaolo Matrone, uno dei superstiti della tragedia che nell'inferno dell'hotel ha perso la moglie Valentina. Il pasticcere di Monte Rotondo ha voluto seguire in prima persona i lavori dei periti. Era parecchio che non tornavo e io l'ho sempre detto sarei tornato quando me lo sentivo e oggi era il momento, soprattutto perché è una giornata molto importante per i periti e so che vuol dire, so com'è andata quel giorno, so tante cose, forse qualcuno pure in più di loro che stanno qua e sono un po' spaesati, no? E il dispiacere è stato tanto, soprattutto che non ci hanno dato il permesso a noi familiari di entrare il giudice e me lo ricorderò. Questo e in più sì, quando vieni qua comunque mi tremano le gambe, mi tremano gli occhi e rivedere la montagna qua, la valanga, rivedere l'albergo, l'ex albergo perché non c'è più, le macerie, mi fa molto brutto. Andrà accertata sicuramente la correlazione tra terremoto e valanga, ma per Matrone non vanno spenti i riflettori sul perché non siano stati attivati immediatamente i soccorsi e sugli allarmi inascoltati delle ore precedenti. Di accertare la verità, perché noi alla fine lo sappiamo, non è stato il terremoto e non è stata nemmeno la neve, è stata la mano soprattutto dell'uomo che ha creato tutto questo casino che è successo. Io l'ho ripetuto sempre dal primo giorno che a noi ci hanno scortato, ma ci hanno scortato nella morte, non ci hanno scortato per andare a fare un riposino.
E la cosa brutta è che tutte le persone che sono indagate e che sappiamo, perché poi non è che l'indagato è il colpevole, però che sappiamo che sono colpevoli, alla fine poi uscirà fuori, stanno tutti quanti tranquilli, beati, al loro posto, e qualcuno sta ancora a gestire l'emergenza neve, io lo ripeto da tanti anni. Abbiamo pagina, 20.000 parti di ricambio e accessori, tra cui cover, batterie e display per la telefonia mobile, sono stati sequestrati ieri nel corso di una maxi operazione condotta da 40 reparti della Guardia di Finanza sull'intero territorio nazionale. Le indagini sono partite su input delle Fiamme Gialle di Ortona. Serenia Secondi. Vendevano in tutta Italia accessori e parti di ricambio per cellulari, spacciandoli per originali. Smantellata dalla Guardia di Finanza una filiera commerciale presente su tutto il territorio nazionale che importava dalla Slovenia i prodotti con i loghi contraffatti dei marchi Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi. Oltre 100 militari della Guardia di Finanza, in forza a 40 reparti sull'intero territorio nazionale, hanno eseguito ieri decine di perquisizioni presso aziende e locali commerciali che hanno portato al sequestro di circa 20.000 parti di ricambio ed accessori vari per la telefonia mobile, tutti riportanti marchi falsi. L'input per la maxi operazione è partito dalla Guardia di Finanza di Ortona dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano. Le indagini partite lo scorso autunno nell'ambito dei controlli che la Guardia di Finanza di Ortona effettua quotidianamente per il contrasto alla contraffazione avevano consentito il sequestro di oltre 15.000 pezzi rinvenuti all'interno di alcuni esercizi commerciali della provincia di Chieti. Attraverso un'attenta e meticolosa disamina della documentazione contabile e l'analisi sulle banche dati in uso al corpo, è stato possibile ricostruire l'intera filiera commerciale di distribuzione e vendita in Italia e individuare nella società slovena di e-commerce il principale canale di ingresso e di approvvigionamento degli stessi sul territorio nazionale. È stato così possibile tracciare una precisa mappa dei centri di stoccaggio dei prodotti contraffatti presenti sul territorio nazionale, che a sua volta hanno consentito di individuare numerosi negozi e piattaforme di vendita online dove gli ignari clienti potevano acquistare a prezzi più favorevoli accessori e parti di ricambi per i loro cellulari, ritenendoli comunque originali. Fondamentale per il buon esito dell'indagine è stato il ricorso ai canali di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale. L'autorità giudiziaria di Lanciano, che coordina le indagini, al momento ha iscritto nel registro degli indagati 22 persone titolari di imprese italiane che hanno importato prodotti contraffatti. Il reato contestato è l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, che prevede una pena dalla reclusione fino a 4 anni e 2 anni per chi vende tali prodotti. La decisione della Corte Costituzionale di chiedere la restituzione in anticipo di un prestito avuto nel 2015 mette in difficoltà il Comune di Pescara, che si trova con 13 milioni in meno in bilancio. Occorre ora tagliare. Il servizio di Paolo Renzetti. Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito la restituzione anticipata da 30 a 10 anni delle rate di un prestito che il Comune di Pescara aveva chiesto ed ottenuto nel 2015. Ora però la Giunta Masci è nei guai, con quasi 13 milioni di euro che vengono a mancare in bilancio e con gli aumenti delle forniture energetiche che potrebbero far lievitare il debito a 17 milioni. L'amministrazione comunale auspica a questo punto un intervento del Governo e in particolare del MEF con un decreto ad hoc, almeno per quel che concerne le somme pregresse da restituire. Perché è come se un dipendente comunale, ad esempio, acquista una casa sapendo di poter contare su uno stipendio e fa il mutuo a 30 anni. Ad un certo punto la banca dice no, non devi restituire in 30 anni, lo devi restituire in 10 anni. E non solo, mi devi restituire anche il pregresso. Ovviamente è una cosa talmente grande per il Comune di Pescara, ma non solo per il sistema dei comuni italiani, che è necessario ed è auspicabile ovviamente l'intervento del Parlamento attraverso emendamenti a vari decreti che il governo Draghi sta facendo per poterlo risolvere. Dico di più, la stessa situazione in termini diversi era per il Comune di Napoli e il Comune di Reggio Calabria. Napoli, ad esempio, c'è stato un decreto ad hoc che ha stanziato 1.200.000.000 di euro per risolvere questa questione. Il paradosso è che Pescara rispetto a Napoli sta meglio e quindi Napoli sono intervenuti, Pescara attendiamo che ci sia un intervento. A dir la verità, per dirla tutta, c'è stato un emendamento ad un decreto che
è stato presentato dai parlamentari abruzzesi, che in qualche modo attenuava questo problema. Però aspettiamo l'entità del plafond a disposizione del governo, messo a disposizione per una serie di comuni, ovviamente nei quali c'entra Pescara, per almeno azzerare quello che è il pregresso, perché è inevitabile che 12.834.000 euro pagabili alla data del 30 settembre è impossibile. Per quello che riguarda il futuro, ovviamente possiamo farlo, ma i 12.300.000 è praticamente impossibile. Quindi paradossalmente si può dire che ci fa stare tranquillo il fatto che non è governabile al Comune di Pescara, ma che è una partita di alto rango, nel senso parlamentare, che in qualche modo debba risolvere questo problema. Gli aderenti al sindacato infermieri Nursing Up questa mattina hanno manifestato sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità per chiedere la stabilizzazione dei precari. Vediamo. La stabilizzazione dei precari, nuove assunzioni di infermieri ma anche più sicurezza sui posti di lavoro alla luce degli ultimi accadimenti. Queste alcune delle richieste degli aderenti al sindacato Nursing che questa mattina hanno effettuato un sit-in nei pressi della sede regionale dell'assessorato alla sanità. Allora, motivi ne sono molteplici. Prima di tutto la carenza delle piante organiche che in Abruzzo sono in visione a tutti. Mancano circa 1700 infermieri, quindi di conseguenza con l'istituto della stabilizzazione e con la reinternalizzazione dei servizi molto probabilmente potremmo uscirne a capo. Ecco. E poi motivi, tantissimi motivi, la violenza nei luoghi di cura, pronto soccorso e quant'altro. In questo momento di riapertura ci sono i maggiori contagi, anche perché la variante Omicron si sa è molto aggressiva da questo punto di vista, per cui sì, noi abbiamo bisogno di infermieri, anche perché non avendo più poi, avendo chiuso poi i luoghi deputati al Covid, ce li ritroviamo in tutti i reparti, per cui dobbiamo stare doppiamente più attenti e per dare un'assistenza di qualità abbiamo bisogno di personale. Una delegazione di manifestanti ha poi incontrato l'assessore Nicoletta Verì, che ha preso impegni soprattutto sul fronte dell'ampliamento della pianta organica e della maggiore sicurezza. L'assessore ci ha ricevuto e ha recepito tutte le nostre richieste, sia per le stabilizzazioni, sia per la violenza nei luoghi di lavoro, sia per la dirigenza della 251 del 2000. Abbiamo stressato diversi argomenti e l'assessore, che è una persona molto sensibile, ha accettato tutte le nostre richieste. Primo giorno fuori dall'emergenza sanitaria in Abruzzo, con ovviamente meno limitazioni rispetto al passato. A Pescara i negozi e i locali sperano di tornare a lavorare anche per far fronte alle maggiori spese per le bollette. In particolare l'attenzione si focalizza sulla situazione della movida nel comune adriatico. Vediamo. Parliamo di movida, degli orari della movida, se ne parla a Pescara ormai da tempo. Insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità. Ma allora, per quanto riguarda la movida, un piccolo preambolo è assolutamente necessario. Purtroppo è difficilissimo trovare un punto di caduta tra i diritti dei residenti a riposo e i diritti degli esercenti, che invece vorrebbero chiaramente e liberamente svolgere la loro attività economica. L'amministrazione da subito non ha avuto un atteggiamento pilatesco, ma ha preso in mano la situazione e ha cercato di trovare da sé un punto di equilibrio, visto che non è stato possibile trovarlo con la collaborazione delle parti in causa. Noi riteniamo che Pescara, la mia proposta, che poi è anche quella di parte della maggioranza e comunque quello che l'anno scorso il sindaco ha fatto, è quello di dividere l'anno in due grandi, in due grandi settori. Quello che va il primo settore, che è quello estivo, che va da maggio a metà settembre, e anche una parte del periodo di dicembre, che chiaramente deve tendere a permettere ai locali di essere aperti e di avere una maggiore libertà, perché sono mesi in cui le attività devono lavorare, ma sono mesi in cui abbiamo dei turisti qui a Pescara, e Pescara a mio giudizio deve sempre di più rafforzare la sua vocazione di città turistico-commerciale. Dall'altro ci sono dei mesi, quelli prettamente invernali, dove invece secondo me un sacrificio può essere richiesto agli esercenti, e quindi andare maggiormente incontro ai residenti, che possono godere di molteplici mesi con la massima tranquillità e la serenità per il riposo. Questa è la
la proposta. Questa è una proposta che a mio giudizio è una proposta di buon senso, con tutta una serie poi di elementi che aggiuntivi, per esempio l'occupazione suolo pubblico. Come diceva lei prima, è finita l'emergenza sanitaria, non avremo più il doppio dell'occupazione del suolo pubblico, quindi c'è una riduzione dello spazio occupato, quindi anche del rumore antropico. Su alcune zone, quelle a rischio, chiaramente dopo le 10 inibiremo la musica, quindi ci sono anche delle altre misure che, nonostante i mesi estivi e quindi con degli orari che abbiamo proposto più ampi, però sempre la tutela dei residenti è garantita, con anche altre misure che stiamo prevedendo. Dopo 5 anni di attesa, sbloccate le autorizzazioni dal Comune di Chieti che consentiranno alla Walter Tosto, azienda leader mondiale nel settore oil and gas, di costruire un nuovo centro di stoccaggio, aprendo a nuove possibilità di lavoro. Vediamo. Un investimento di oltre 20 milioni di euro per un ampliamento della sede industriale di Walter Tosto per il nuovo progetto WTS. Il Comune ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda perché ha agevolato lo sblocco di procedimenti burocratici. Non appena insediato da assessore alle attività produttive, conoscendo le priorità che deve avere un'amministrazione e soprattutto che l'ambizione deve avere una città per far ripartire la propria economia e l'occupazione, ho preso tutti i fascicoli che trovavano giacimento sopra scrivanie, aspettavano solo esclusivamente polvere, e li ho affrontati direttamente. Di qui siamo, dopo 12 anni abbiamo risolto il problema della ex Burgo con un permesso a costruire che abbiamo rilasciato nei giorni scorsi per un'operazione molto importante da svariate decine di milioni di euro, con una ricaduta occupazionale molto importante. La stessa cosa abbiamo fatto ieri l'altro con la Walter Tosto, che è un'azienda leader della città di carattere internazionale. Un investimento da oltre 20 milioni di euro, il VT7 sarà il padiglione, l'opificio più importante di tutto il gruppo Tosto, ci saranno benefici diretti per l'economia locale e non solo, tutto l'indotto che si creerà, con una ricaduta occupazionale molto significativa. Marcia di avvicinamento alla 14ª edizione dei Borghi più belli d'Italia, in programma domani 2 aprile a Pettorano sul Gizio con la Sagra della Polenta. Vediamo. Tutto pronto per la 14ª edizione dei Borghi più belli? Sì, è un festival di qualità che arriverà in Abruzzo il 9, 10 e 11 settembre, e prima di quelle date abbiamo appunto inteso programmare una serie di tappe di avvicinamento, così come le abbiamo chiamate. E abbiamo iniziato a dicembre a Santo Stefano di Sessanio e continuiamo proprio dopo le limitazioni della pandemia di questo mese di marzo, proprio il 2 aprile a Pettorano sul Gizio con la 60ª Sagra della Polenta Rognosa, parlando dei mugnoli, che è questo ortaggio tipico locale. Ma avremo con noi Benedetta Rinaldi, così come Daniele Mocio e due sindaci, uno delle Marche e uno del Veneto, che verranno a portare la loro esperienza nel campo culinario della polenta. Ma avremo anche lo show cooking dell'alberghiero di Roccaraso, un convegno scientifico tecnico nel pomeriggio, una giornata intensa, molto bella come programmazione, ma che consentirà all'Abruzzo di far mettere soprattutto sotto i riflettori a livello nazionale un borgo certificato come quello di Pettorano, che ha tantissime qualità e che noi in questo festival andremo a evidenziare. Borghi più belli d'Italia approda a Pettorano sul Gizio per questo appuntamento di inizio aprile. Per voi, sindaco, è una bella vetrina? Sì, una bella vetrina e soprattutto l'occasione per ripartire, considerato che negli ultimi 2 anni coincide ovviamente questa iniziativa anche con la Sagra della Polenta, che è rimasta per le limitazioni del Covid sospesa per 2 anni. In questi 2 anni abbiamo cercato comunque di avere una presenza in piazza, adesso finalmente, sia pure con precauzioni e limitazioni, la possiamo avere. Mettiamo insieme quelle che sono le tradizioni del paese, oltre alla bellezza del paese, quelle che sono le tradizioni enogastronomiche del paese, nel confronto e nel rafforzamento della rete dei Borghi più belli d'Italia. La pagina dello sport, Serie C, seduta mattutina a Lughetto di Febo di Silvi per il Pescara, 2 giorni dalla partita sul campo della Lucchese, regolarmente in gruppo Pontisso, mentre in attacco Rauti resta favorito su Dursi per una maglia nel tridente con Ferrari e Clemenza. Il servizio.
Mancherà Pompetti per squalifica, ma Gaetano Teri può tirare un sospiro di sollievo in vista della partita decisiva che il Pescara disputerà a Lucca. Pontisso sta bene e al Porta Elisa ci sarà. Regolarmente a disposizione anche Memushai, in deciso miglioramento. Le condizioni di Drudi al centro della difesa tornerà in grosso. Nella rifinitura di domani Auteri scioglierà proprio il nodo legato all'esperto centrale romagnolo. In caso non venga rischiato toccherà di nuovo ai Lanes. In mediana Diambò è il candidato principale alla sostituzione di Pompetti, con lui Pontisso e Derisio. Memushai e Nzita pronti a subentrare in caso di necessità. In avanti Rauti resta favorito su Dursi, poi Clemenza e Franco Ferrari in vantaggio su Cernigoi. Il bomber biancazzurro, che in passato ha già giocato e segnato al Porta Elisa, è conscio delle difficoltà del match, ma vuole assolutamente i tre punti. Comunque, come ha detto lei, è un campaccio, loro stanno a giocare lì, tante delle grandi hanno perso lì, perché praticamente loro giocando sempre lì, conoscendo tutto, è dura. Però come ho detto prima, faremo del nostro meglio, sappiamo le nostre qualità, le nostre forze, quindi andremo là a vincere a tutti i costi. Una vittoria per sfruttare lo scontro diretto tra Cesena ed Entella e regalarsi ancora delle possibilità di terzo posto. Un percorso che è stato rallentato dagli ultimi due pareggi, soprattutto quello col Pontedera, che ha lasciato l'amaro in bocca, ma è necessario ripartire. È molto rammarico, perché erano partite che potevamo vincere tranquillamente, come questa che è successo pochi giorni fa. Però ti dico, la squadra ha reagito, sta lavorando e è più carica che mai, come sempre. Sappiamo le nostre qualità, che giocatori abbiamo, quindi per quello non mogliamo di testa né di gambe. Sul fronte lucchese è difficile il recupero di Semprini, Fedato e Papini. Rodriguez è in ritardo di condizione. In difesa Baldan contende una maglia a Corsinelli. Da valutare Minala alle prese con un piccolo fastidio muscolare, ma dovrebbe farcela. Nel caso giocherà con Collodel e uno tra Frigerio e Visconti. Davanti Ruggero e Belloni a supporto di Nanni. Il Teramo continua a preparare il match del Bonolis di domenica contro la Carrarese. Direzione di gara affidata a Domenico Leone di Barletta. Azi Osmanovic tornerà dal primo minuto al posto di uno tra Mordini e Lombardo. Sta meglio Bernardotto, che potrebbe giocare dal primo minuto con uno tra Rosso e D'Andrea sulla sinistra. Ascoltiamo proprio Simone Rosso. Sicuramente dopo la partita in casa contro il Montevarchi siamo andati a fermo a fare una grande partita qua anche in casa con il Pescara e secondo me anche ad Olbia, dove abbiamo ottenuto dei risultati cutili di fila importanti. La storia di questa squadra dice che comunque dopo che va a prendere uno schiaffo come è stato quello in casa contro il Montevarchi ha sempre avuto gli attributi di rialzarsi e quindi dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e dobbiamo semplicemente continuare a lavorare per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Sicuramente che è una nota assolutamente bella e positiva il fatto che tre partite che non si subisce gol, quindi vuol dire che anche dentro di noi abbiamo capito l'importanza di ogni pallone, di giocarlo e di renderlo al massimo in fase difensiva. Questo anche i numeri dicono che purtroppo siamo calati un po' sotto la fase di realizzazione, però onestamente non è una cosa che dobbiamo vivere con l'ansia, perché ogni partita ha una storia a sé e assolutamente con il lavoro e con tutte le nozioni che ci dà il mister in settimana penso che è una cosa che si può assolutamente risolvere. No, certo, sono assolutamente gare di un'importanza che è elevata, però penso che non bisogna viverle con l'ansia, bisogna viverle con la voglia di giocarle, perché penso che siano le partite che ogni giocatore vorrebbe giocare quando c'è chi in palio qualcosa di importante. Bisogna ipotecare il prima possibile questa salvezza, perché penso che ce la meritiamo, che sia sotto l'occhio di tutti, perché siamo una squadra che ha portato le proprie idee, il proprio gioco su tutti i campi in cui siamo andati a giocare. Dobbiamo solamente affrontare queste ultime partite come abbiamo sempre fatto, con la cattiveria, con la determinazione che ci contraddistingue per mettere davvero una parola fine alla salvezza.
In chiusura il programma del volley per quanto riguarda il fine settimana. In A2 la Sieco Ortona riposerà domenica. Il match salvezza Oda Playout contro il Castellana Grotte è stato differito a giovedì 7 aprile al Palasport alle 20.30 per consentire alle squadre interessate di giocare in simultanea. In A3 l'Abba Pineto domenica sarà impegnato a Fano. In A2 femminile l'Altino tenterà il colpaccio domani alle 17 a Vicenza. In B maschile pure domani l'Alba giocherà a Potenza Picena. Il Paglieta in uno scontro che vale doppio a Marino. In B1 femminile la Teatina domani alle 17 a Nocciano ospiterà la capolista Perugia. In B2 derby in arrivo domenica alle 17.30 al Palacquaviva tra Teramo e Gada Pescara 3. Domani alle 19.30 al Palelettra in programma D'Annunziana Fasano, un'ora prima Bari Ceteas Montesilvano. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.